Si parte? Si parte, insomma tanti temi da affrontare in questo tour. Ragazzi, io non so se gli sto dietro perché sono schizzatissimi. Questo alle 6:30 era già una molla. Andiamo? Stiamo mettendo 25 euro. Basta! Quei soldi tuoi, Piero? Sì, sì. L'ENEA è un centro di ricerca importantissimo nel campo delle rinnovabili, dell'agronomia, nel campo ambientale, le biotecnologie molecolari. Qui sono custodite barre di uranio che devono presto andare via da qui. In questo momento peraltro ci sono anche dei sequestri di alcune vasche, perciò ci vuole massima sicurezza non solo a tutela dei cittadini ma anche a tutela degli interessi degli operatori economici. Tra un po' inizia la stagione. Questo museo ti avvolge nella storia, entri nella storia ed è la tua storia e credo che questo viaggio per noi è molto importante simbolicamente farlo partire da qui. Sempre di più questa condizione di difficoltà nella relazione. La Regione Basilicata non potrà consentirsi il turnover nel sistema sanitario regionale. Adesso che arriva l'estate, no? C'è sempre carenza di sangue. Come si organizza l'Avis per fronteggiare questo periodo? Hanno le scorte di sangue che accumulano durante l'inverno, l'estate le mettono lo tirano fuori dal frigo. Qualcuno ha paura però tirare il sangue. Dove la fanno? Qua? Fanno così, poi esce l'arteria. E non ti fanno niente. Quanto costa essere soci dell'Avis? Non bisogna pagare assolutamente niente. Nemmeno si è pagati. Che cosa è cambiato da quando sei donatore di sangue all'Avis? Si guarda la vita con occhi diversi. Magari sapere che quelle stesse persone sono le persone alle quali tu hai dato il tuo sangue ti rende vivo. Citare un po' di numeri è importante qualche volta, i numeri perché sono messi in relazione con quello che invece potrebbero essere degli sviluppi imprenditoriali riversati nella giusta direzione. Beh, i numeri sono significativi, noi il Metapontino rappresenta ancora una realtà importante del turismo della Basilicata perché su 2.400.000 presenze annue noi garantiamo qualcosa come 1.400.000 presenze e un fatturato intorno ai 90 milioni di euro. Noi abbiamo avuto nel Metapontino crescita del 13% rispetto alla Puglia e alla Calabria che sono del 10%. Qui in Basilicata abbiamo una spesa giornaliera di 62 euro contro i 104 euro della spesa nazionale. Quindi significa che per quanto sono state realizzate strutture, sono cresciute strutture di qualità, ancora non riusciamo a fare sistema. Questo da che dipende? Da una crescita culturale del territorio che deve capire che il turismo è un'economia di comunità in cui ognuno può trovare uno spazio, un ruolo, una prospettiva. Su 105 euro che è la spesa giornaliera nazionale che si eleva a 160 euro nel nord-ovest, con i nostri 62 euro noi perdiamo 40 milioni di euro che non restano sul territorio. Vuoi dire che 160 euro sono spesi per quelli che vanno in vacanza in Piemonte, Liguria, rispetto alle 90 qui al sud? 60 di noi al sud. 60, scusa. Tieni conto che la spesa per l'albergo è soltanto il 40%. Chi guida la barca è un personaggio unico che ha realizzato per 4 volte il giro in solitaria dell'Atlantico, quindi siamo in buone mani. Sei proprio il classico lupo di mare tu? Sì, certo. Facci sentire come ululi. È proprio un lupo di mare, raga. Cazza la randa. Cazza la randa.